Il ministro dell'Interno Piantedosi è stato in visita a Foggia per un nuovo patto sulla sicurezza urbana. La mafia, ha detto, continua a infiltrarsi tra i colletti bianchi. Sentiamo Vito Giannulo. 15 omicidi e 16 morti l'anno scorso, la seconda città in Italia per tasso di crimini impuniti, un consiglio comunale sciolto per mafia ormai 2 estati fa. Matteo Piantedosi arrivava in una città dai 1000 problemi, a cominciare da racket e usura. Fidatevi dello Stato e della sua squadra, è stato il suo appello che però va a sbattere contro i dati delle denunce delle vittime di estorsioni. Il dato delle denunzie appare, soprattutto nella sua tendenza statistica, appare non in linea con quelle che sono le ragionevoli, presumibili dimensioni del fenomeno. Piantedosi ha assicurato che sarà velocizzato lo sblocco del turnover delle forze di polizia, che porterà a Roma le tante lamentele circa il depauperamento di sedi giudiziarie in provincia passate da 8 a 1 in 10 anni e che tiene bene a mente la complessità del fenomeno mafioso foggiano. Non è che non manchi una mafra in pentitice, una mafia che insomma, è inserita nei circuiti legali, poi c'è una mafia che usa spesso fare anche no, fare azioni violente, portate fino all'omicidio. La visita del ministro è stata l'occasione per firmare un patto sulla sicurezza urbana che prevede impegni in vari settori, dalla videosorveglianza all'inclusione sociale, alla lotta all'abusivismo edilizio, un insieme di azioni finanziate in gran parte dal PNRR.